Il sindaco di Trani, Amedeo Bottaro, ha completato la composizione della giunta, nominando gli ultimi due assessori che mancavano alla lista da febbraio scorso. Il primo cittadino ha nominato l'avvocato Leo Amoruso con deleghe alle attività produttive, commercio, artigianato, politiche per lo sviluppo, sport e personale e la giornalista Lucia De Mari al marketing e promozione territoriale, rapporti con i comitati di quartiere, pari opportunità, lotta alla violenza di genere e nei confronti dei minori. Era un atto doveroso perché non potevo continuare a mantenere le deleghe. Chiaramente auguro buon lavoro ai due nuovi assessori. Ringrazio i vecchi assessori per il lavoro che hanno svolto. È chiaro che adesso si riparte con ulteriore slancio perché una giunta a 9 è una giunta completa. Mi auguro soprattutto che i nuovi assessori facciano anche, diano ulteriore entusiasmo ai più vecchi perché la città ha bisogno di un ulteriore slancio. Ci aspettano gli ultimi anni di amministrazione che saranno quelli più importanti e quelli più carichi di lavoro. Quindi in bocca al lupo e buon lavoro a tutti. Leo Amoruso, già consigliere comunale per effetto della sua nomina ad assessore, lascia l'assise comunale. Al suo posto subentra Vincenzo Topputo, primo dei non eletti della lista CON. Devo dire che è sicuramente una gratificazione dopo il lavoro di tanti anni da consigliere, è una sfida nuova da un altro punto di vista che ho voluto fortemente e che mi piace affrontare. Ho delle deleghe sulle quali so che c'è da lavorare, ma che mi piacciono particolarmente, che mi entusiasmano particolarmente. Immagino che sarà un periodo comunque complicato da questo punto di vista, ma sono ampiamente fiducioso. In giunta anche la giornalista Lucia De Mare. Una sfida importante, c'è tanto da lavorare, è un periodo particolare, ma particolarmente fertile si può rivelare questo periodo per noi che lavoreremo in questi settori importanti che ho ricevuto come deleghe, naturalmente con una grande squadra al servizio della città di Trani.